Al TG2 hanno detto che per la giornata sul clima le campane del mondo sono pronte a suonare 350 rintocchi. Ma vi immaginate? Alle 2 della notte le campane che iniziano inclementi, pervicaci, per nulla accidiose, a scampanare dicendo dong, dong, dong. E così avanti per 250 rintocchi, come se fosse una litania, totalmente prive di rispetto per il sonno dell'uomo. Risvegliatevi, o gente, decidete da che parte stare, di qua o di là. Io, in ogni caso, ovviamente, tifo per la distruzione della razza umana. Il mondo si saprà riprendere da sé. Io spero. Oppure. Comunque, Copenaghen. Copenaghen mi sembra una perfetta parodia di se stessa. Voglio dire, a Copenaghen c'è la sirenetta. Finiremo in fondo al mare, certo, finiremo al fondo al mare. Poi nel 2000 la convenzione, come cantava Battiato. Ma stavo pensando una semplice cosa. Questi miei discorsi della domenica altro non sono che sermoni. E in essi sta la loro bellezza. In ogni caso, in tutto questo tempo non ho predicato altro che il nulla, ma l'ho predicato e appunto ho cercato di fare dei proseliti. Convertitevi. Gente, convertitevi, se non volete perdervi nell'abisso, sono qua a dirvi, ad implorarvi di ricordarvi che l'individuo è meglio del branco. Pentitevi, redimetevi, smettetela di restare buoni, allontanatevi dall'inferno, piazzate qualche bomba contro l'esistente. In tutto questo tempo, oppure da un po' di tempo a questa parte, ho iniziato a scrivere questi sermoni, non traendoli da altro luogo che la divinità. Ma ovviamente non so parlare, però so scrivere. E i sermoni si scrivono e poi si recitano, e questo lo saprei fare molto bene. Adesso balbetto perché sì. Balbetto perché sì. Sono un po' marrone, quasi fossi un frate francescano. Ed essenzialmente, per esempio, davvero, ho 100 progetti e non ne sto realizzando nemmeno uno. Devo fare una lista per disattenderla almeno. Ma basta progettare ormai, perché stiamo pascolando a Patmos. In esilio, tutti in esilio da noi stessi. Tranne io stesso, che sono l'unico a non essere esiliato, comunque. Quasi come se fosse una pena ancora peggiore. Ti prego, imperatore, esilimi, non lasciarmi in balia di me stesso. Non lasciarmi in balia dell'abisso. E quindi, beh, oh mio grande fratello, dimenticati del bipensiero. Oh mio grande fratello, tutto blu e un poco nero. Vorrei scrivere un romanzo. Metto progetti, tutti i suoi progetti più buoni, non realizzo niente, sto imparando a sintetizzare qualcosa. E poi all'improvviso l'enorme. Fino allora l'uomo era stato perfettamente umano. Poi arrivarono le norme con il loro carico di malevolenza, terrificanti, terribili, angoscianti, a dire che l'uomo non è quello che è, ma è una comunità. Io non credo, ma non lo so. Vorrei dirvi, vorrei ricordarvi che in ogni caso, oh miei cari fedeli, di Dio, che ancora lo necessitate, pentitevi dalla vostra fede, perdete la vostra fede, la mancanza di fede è un dono
Dio. Dio.